Venerdì 30 settembre del 2022, ancora oggi un po' raffreddato, ci soffermiamo su quella che è stata una richiesta di un nostro consulente finanziario abbonato ai nostri servizi, ovvero quella di analizzare Enel, che molto spesso per un bias viene detenuto all'interno dei dossier titoli amministrati di numerosi clienti italiani. Quadro a sinistra, quadro trimestrale, quadro a destra abbiamo il mensile per un'eventuale ottimizzazione degli ingressi. Soffermiamoci appunto sul trimestrale, questo è un grafico aggiustato per i dividendi versati, molto importante per fare l'analisi di lungo periodo, mi raccomando, appunto scorporare, o meglio, tener conto in questo caso dei cash flow dovuti a dividendi. Allora, la prima cosa che c'è da far notare è che il titolo, dai massimi del 2021, a livelli attuali sta perdendo circa il 47%. Non bene, direi, per coloro che hanno il titolo in portafoglio. Avremmo o avreste dovuto liquidarlo quantomeno sulla rottura di questo livello, i 6,65. La rottura di questo livello, che peraltro è stata conclamata con il Q2 del 2021. Adesso cosa possiamo fare? Possiamo, per chi invece non ha il titolo in portafoglio, possiamo andare senza dubbio a cercare un livello di ingresso senza delineare il take profit, perché in questo momento non abbiamo aree al di sopra del prezzo corrente da dover mitigare. Per cui andiamo a cercare il livello di ingresso, sulle aree di uscita ci concentreremo nel momento in cui da quest'area, appunto sul trimestrale, Enel proverà e tenterà un rimbalzo. Abbiamo il prezzo ancora da mitigare, il fair value gap positivo lasciato tra il Q4 del 2018 e il Q1 del 2019. Abbiamo il breaker, bullish breaker, cioè l'area di rottura dell'ottobre del 2017 e un blocco d'ordine rialzista corrispondente al Q3 del 2018. In quest'area, proprio in quest'area, eccola qua, a 3,93, proveremo con un orizzonte temporale semestrale, quantomeno semestrale, visto appunto l'elevato timeframe di osservazione, suggeriamo di andare a provare un ingresso long con stop loss ovviamente al di sotto del minimo del blocco d'ordine rialzista in area 3,45 10 livello. Prendiamo 3,45 per dare almeno qualche tick di comporto. Eccolo qua. Quindi cercheremo in quest'area qui un ingresso, peraltro siamo oltre il 70% di ritracciamento della gamba rialzista che è partita da luglio del 2018 fino appunto a gennaio del 2021. Siamo in ottima al trade entry e sicuramente è nella matrice dei prezzi che andiamo ad analizzare, è un prezzo a forte sconto. Se vogliamo guardare la stessa cosa sul mensile, per ottimizzare appunto, per dare ancora più timing al nostro ingresso, l'area che abbiamo delineato da 3,93 e 3,45 ha, come vedete, un blocco d'ordine rialzista, quello dell'agosto 18, e alcuni mini fair value da dover mitigare prima di arrivare a quello che è il vero blocco d'ordine sul mensile, ovvero quello dell'ottobre del 2018, in area 3,74 e 95. Quindi l'area ricompresa sul trimestrale, l'area ricompresa al 3,93, 3,45, 10 è sicuramente un'area dove il prezzo del titolo proverà a rimbalzare. Qualora dovessimo fare degli ingressi più puntuali, sicuramente l'area 3,74, quindi più prudente, in via più prudenziale e meno aggressiva, l'area 3,74 e 95 risulta essere un miglior punto d'ingresso con un maggior premio a rischio. Dove andiamo a collocare il nostro profit? Il nostro profit lo collocheremo a 5,59,50, ovvero a mitigazione del fair value gap ribassista lasciato con la candela del giugno 22, dove peraltro abbiamo delle vasche di liquidità al di sopra dei massimi piuttosto allineati del mese corrente, dell'agosto e addirittura del luglio 22. In questo caso avremmo un premio a rischio abbastanza allettante. Sull'ipotesi di ingresso più aggressiva troveremo eccolo qua, un risk reward ratio, eccolo qua,
veramente interessante, pare a 6,18 ed una percentuale di upside notevole, ok, di circa il, eccolo qua, 49% dai livelli attuali. Peraltro, dobbiamo andare anche a capire come il titolo Enel, scusatemi, è da un punto di vista fondamentale. E a questo proposito vorrei condividervi alcuni dati, quantomeno non a schermo, ma a voce, di quelli che sono le attese di 15 modelli di valutazione aziendale che abbiamo utilizzato per stimare il fair value del titolo. Il fair value del titolo, secondo l'intelligenza artificiale, che questi calcoli, ripeto, si basano esclusivamente sull'aspetto fondamentale non tecnico, dai livelli correnti ha un margine di upside di circa il 34-35%. Compatibile con il 49% nel momento in cui andiamo a mitigare tutti questi minori, quei fair value gap minori sul mensile e a toccare il nostro blocco d'ordine rialzista. È un player promettente sull'utilities, soprattutto sulle utilities italiane. Ha un price earning di 14,1 e un beta di 0,84, quindi particolarmente difensivo, e un price earning forward di 7,8, quindi estremamente buono in termini fondamentali. Se guardiamo il PEG, quindi il price earning misurato anche per le aspettative di crescita, siamo a 0,56, quindi è veramente, veramente allettante e con un dividend yield pari all'8,9, 8,9%. Qualora scivolassimo su quei prezzi, avremo senza dubbio un dividend yield che si aggira intorno al 10%. Peraltro, le aspettative di crescita sul titolo, per quanto riguarda i ricavi, sono molto promettenti. Gli analisti danno target di upside molto più alti della nostra intelligenza artificiale, circa 83% dai livelli attuali, ok? A 7,86, noi ci fermiamo a 5,59,50 e per completare il quadro, il titolo comunque offre una crescita del MOL, quindi del risultato operativo lordo, del 15% l'anno. Quindi è un titolo che anche sui fondamentali promette bene, quantomeno riesce a dare rispetto ai comparable e rispetto ai peers un dividendo molto più elevato e con un valore altrettanto più elevato. Quindi la media del settore è circa 11,1, noi abbiamo un price earning forward di, come detto prima, di 7,4 circa. E un price to book value di 1,3 contro la media del settore che è 1,4. Mi ero scordato appunto di dirvi il price to book, che è altrettanto una cosa da tenere ovviamente in considerazione quando andiamo a fare questo tipo di analisi. Qui sotto trovate appunto le statistiche, ed in particolare il price earning puntuale, il 14, e il price to book, appunto, che è uno, Trading View lo dà 1,5, ma la nostra intelligenza artificiale dà 1,3. Poco importa per dire che quando il prezzo arriverà a questi livelli, il titolo non solo sarà fortemente a sconto, non solo verrà da 1, 2, 3, 4, 5, 6 candele di discesa o addirittura 7, ma ci offrirà la possibilità di comprare un titolo che da un punto di vista di fondamentali sicuramente è un titolo particolarmente attraente. Detto questo, per chi invece avesse il titolo in portafoglio, suggerisco quantomeno di mitigare l'esposizione ai retest del 5,59,50. Ovviamente, qualora il titolo non arrivasse ai nostri livelli definiti per l'acquisto, 3,93, 3,74 e 95, ma da questi livelli provasse un rimbalzo immediato su quell'area. Vi auguro un buon fine settimana, Leonardo Franci da Nexit Advisor e ci aggiorniamo alla prossima videoanalisi. A presto!